Perché bene, cominciamo, buona giornata, per ora 65 persone collegate online, più abbiamo sempre alcune sedi territoriali collegate in videoconferenza. Anche le sedi territoriali ora dovrebbero sentirmi. Invito appunto le sedi territoriali ad accendere il microfono se hanno domande da fare, altrimenti a tenerlo spento. Invece ricordo a tutti i partecipanti al webinar che possono usare che possono utilizzare lo spazio delle domande per farci domande in qualsiasi momento. Io vi lascio subito nelle mani di Simone Liprandi, che riprende il discorso iniziato la volta scorsa. Vi ricordo anche che sul sito, che vedremo anche dopo, comunque agendadigitale.regione.lombardia.it, saranno sempre pubblicati gli atti e la registrazione di questo evento, così potete eventualmente anche recuperarlo. Vi anticipo già da ora che al termine del webinar verrete invitati a rispondere a una survey. Vi invitiamo davvero a darci una risposta, perché ci serve anche per poi tarare eventuali nuovi eventi. Quindi ora la parola a Simone Aliprandi. E buona giornata a tutti ancora. Grazie, buongiorno. Allora, se mi dai semplicemente le slide Sì. senza altre cose davanti, ok. Quindi questo lo posso semplicemente così nascondere. E vabbè, questo allora lo chiudo. Se vuoi, sì. Ok, tanto mi vedete. Buongiorno a tutti. Allora, come già detto, questo seminario segue un primo seminario, un primo webinar tenuto 2 settimane fa circa, in cui abbiamo introdotto un po' i principi generali in tema di Open Data. Questo forse non risponde strettamente alle aspettative, perché tutti si aspettavano che si parlasse di licenze per Open Data, ma in realtà è più importante, cioè, scusate, è prioritario a livello logico di presentazione degli argomenti, spiegare come funziona il copyright degli enti pubblici, nel senso che a rigor di logica, se dobbiamo pensare a delle licenze da applicare su opere i cui diritti sono degli enti pubblici, dobbiamo capire effettivamente gli enti pubblici in Italia che tipo di diritto d'autore hanno, se ce l'hanno, e come funziona. E in più è l'occasione per spiegare questo famigerato principio chiamato open by default, così per essere un po' trendy con un'edizione anglosassone, che è arrivato poco tempo fa, un paio d'anni fa, nel 2012, poi ribadito nel 2013 col decreto trasparenza. Quindi sulla parte delle licenze vi chiedo di avere ancora pazienza, sarà l'oggetto del prossimo seminario, ovviamente anche sulla base delle proposte, dei commenti che farete a quello di oggi, però più o meno appunto lo tratteremo nel dettaglio la prossima volta. Oggi ci sarà qualche accenno alle licenze, soprattutto quando parleremo di Open by Default, perché effettivamente Open by Default tocca dei concetti relativi al licensing, e quindi lo vedremo, però appunto un excursus dettagliato sulle licenze che si possono utilizzare in campo Open Data, vi chiedo un po' di pazienza ancora fra un paio di settimane, quando faremo il prossimo webinar. Allora, proseguo con... Non proseguo, perché non vanno avanti. No. Scusate, siamo... Ok.
Ok, questo niente, sono io, giusto per darvi un po' di informazione su di me se qualcuno volesse seguire, perché è un periodo molto caldo su questi temi, quindi sui social si postano tante notizie, tanti articoli su questi temi, quindi chi fosse veramente interessato ad un aggiornamento giornaliero lo può fare attraverso questi miei canali. Questo è il libro di cui vi ho già parlato l'altra volta, non faccio perdere troppo tempo, trovate tutto quello che vi sto raccontando in questi tre seminari, poi vedremo anche più avanti se ci sarà qualche altra occasione. E ecco, colgo l'occasione perché qualcuno aveva fatto notare che non si riusciva a scaricare il PDF. È una cosa strana che dobbiamo verificare, perché per come ho impostato io l'account script, tutti i documenti dovrebbero essere anche scaricabili, quindi non so se c'è qualche cosa che non funziona in script. Ad ogni modo, anche se non riuscite a scaricare il PDF, il libro è comunque leggibile online dal sito. C'è un altro link che ve lo fa leggere non in PDF ma in HTML, quindi i contenuti sono tutti disponibili. Eventualmente, se proprio non si riuscisse ad avere il PDF, me lo dite, mi scrivete anche via email e io ve lo faccio avere, perché è sotto licenza Creative Commons e quindi è un'opera che deve circolare liberamente, quindi è un peccato che ci sia questa barriera di carattere tecnologico, che cercheremo di risolvere. Il link è quello lì, riprandi.org, fenomeno-opendata, dove potete appunto avere tutte le informazioni. Entriamo un po' nel tema di oggi. E una precisazione, perché ho visto anche dai tweet che ci sono stati in questi giorni, non parleremo tanto del diritto d'autore negli enti pubblici, che è veramente molto molto generico, ma proprio del diritto d'autore degli enti pubblici, perché appunto mi serve come base per farvi capire meglio questo principio dell'open by default e poi successivamente su come funziona il licensing all'interno, cioè l'applicazione di licenze su dati e su contenuti nell'ambito della pubblica amministrazione. E quindi ci stiamo interessando ai casi in cui il diritto d'autore appartiene proprio all'ente, alla regione, al comune, all'ASL, allo Stato. Ok? Una norma, ve la piazzo lì subito lapidaria, e intanto direi di preparare il sondaggio perché ci sarà da fare un po' di ragionamenti proprio su questa norma, no? Questa è la norma che regolamenta un po' il diritto d'autore, questa è un'altra che vedremo dopo, però questa è una delle principali, che nella legge sul diritto d'autore italiana regolamenta il diritto d'autore da parte degli enti pubblici, o comunque su quello che vediamo, gli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. La norma dice: le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. Ok, quindi la disposizione di questa legge si intende la legge sul diritto d'autore, vuol dire che tutte le norme inserite nella legge 633 del 41 non si applicano a queste cose qua. Vi chiedo adesso con un sondaggio che abbiamo preparato, secondo voi qual è il vero significato di questa norma? Perché effettivamente siamo abituati nel sistema legislativo italiano ad avere norme molto verbose, molto lunghe. Questa qui è una norma molto sintetica, lapidaria. Vi chiedo di darmi un parere, ci sono quattro opzioni, prego. Adesso non c'era, terminando il sondaggio, abbiamo dovuto abbreviarle un po' le opzioni, è giusto per sapere un po' come la pensate, come la vedete, no? Da non giuristi. Sì, stanno già rispondendo. Ok, quindi lo stanno vedendo. Ho messo quattro ipotesi, ovvio che ce ne potrebbero essere altre, però sono le principali, no? Cioè, questa norma vuol dire che gli enti pubblici non hanno un vero e proprio diritto d'autore, oppure che gli enti pubblici hanno diritto d'autore solo su alcune tipologie di opere, oppure ancora solo gli atti ufficiali escono dalla portata del diritto d'autore, oppure siete liberi di dirmi che il significato della norma non è affatto chiaro, che è l'ipotesi. Subito, invece, non vediamo più tardi. Ah, ci segnalano che non vedete le slide. Forse non vedete solamente il sondaggio, ma dovreste vedere il PC. No, niente, abbiamo solo il quadrato, basta. Varese? No, noi vediamo, sì. Allora dovete farvi aiutare da password. Ok, No. Grazie. No, niente, scusate, è arrivata una segnalazione Segnalazione tecnica, da scusate. chi ci segue in streaming invece che sulla piattaforma dei webinar, che non riuscivano a vedere le slide, quindi c'è un problema tecnico che forse è più da loro che da noi, in questo caso. Vabbè, magari risolvono. Scusate, il sondaggio possiamo dare come chiuso, appunto, non è un'interrogazione, perché appunto è un come pensate di interpretare, come secondo voi questa
questa norma andrebbe interpretata. E poi facciamo la situazione. La situazione dice che, vabbè, allora, il significato della norma non è affatto chiaro, non ha vinto, come invece avrei pensato, il 20%, invece sono giocate le altre tre. Allora, vince al 32% solo gli atti ufficiali escono dalla portata del diritto d'autore, gli enti pubblici subito dopo al 25% hanno un diritto d'autore solo su alcune tipologie di opere, il 22% gli enti pubblici non hanno un vero e proprio diritto d'autore. Ok, allora effettivamente le due più vicine alla realtà sono quelle centrali, cioè quella che ha preso il 25% e poi quella che effettivamente ha vinto, cioè solo gli atti ufficiali escono dalla portata del diritto d'autore. Ed è esattamente quello che volevo farvi notare, perché so, sarebbe molto bello che, non, che questa norma significasse semplicemente che non c'è un diritto d'autore per gli enti pubblici, ma sarebbe veramente troppo, troppo bello per essere vero. E effettivamente basta andare avanti nella lettura delle norme sul diritto d'autore, subito dopo l'articolo 11 della stessa legge c'è questa norma che sembra addirittura essere in contraddizione con quella di prima, no? Dice: alle amministrazioni dello Stato, alle province e ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Questo, basterebbe questo per la nostra riflessione. Poi vabbè, la norma prosegue, dice che lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguono scopo di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni. Ricordatevi che è una legge, soprattutto in questi articoli, che sono ancora rimasti uguali a se stessi dal 1941, che ha un linguaggio e una cultura giuridica di 70 anni fa, quindi parla anche appunto un concetto di enti privati e enti pubblici che probabilmente è molto molto diverso da quello che sono oggi. Però ok, capite che essendoci anche questa norma non vuol dire affatto l'articolo 5, non può essere interpretato come un'assenza di diritto d'autore da parte degli enti pubblici. Gli enti pubblici in sé, quindi non tanto le persone fisiche che ci lavorano dentro, ma proprio l'ente, ha un diritto d'autore che è stabilito da questa norma. E allora un paio di note, abbiamo già fatto capire più o meno dal ragionamento, però le due norme sono solo apparentemente in contraddizione tra loro, perché una dice, parla di un concetto e l'altra parla di un altro, dopo ve lo spiego bene. E poi bisogna ricordarsi che questo articolo 5, che sembra così lapidario, in realtà poi è stato oggetto di un'interpretazione molto restrittiva da parte sia della giurisprudenza e soprattutto della dottrina giuridica, cioè di coloro che i giuristi e gli scienziati del diritto che poi si sono adoperati per fornire un'interpretazione, che ha sottolineato che si intendono rigorosamente i testi degli atti ufficiali. E quindi dobbiamo ragionare proprio su questo concetto, cioè cosa sono i testi degli atti ufficiali e quindi ancora prima cosa sono gli atti ufficiali. Perché non è così scontato. Testo sappiamo tutti che cos'è, ma adesso vi farò vedere che anche quello può essere messo in discussione. Ma atto ufficiale, io non sono un giurista amministrativista, però appunto ho chiesto ai miei colleghi, non c'è una vera definizione di atto ufficiale, è uno di quei concetti che si dà per autodefinente, no? Auto abbastanza acquisito. Però è sempre chiaro cosa si intende per atto ufficiale di una PA. Sicuramente il classico esempio di atti ufficiali su cui non c'è diritto d'autore, che tutti possono riprodurre, sono le leggi, le sentenze, le delibere delle pubbliche amministrazioni in senso più ampio, ma poi ad esempio il piano regolatore, che contiene anche quindi elaborazioni grafiche, mappe, cose del genere, l'elenco dei toponomi, che può essere più simile a un database, gli orari dei bus, uguale, può essere simile a un database. Questa roba qui è atto ufficiale? Sì e no, secondo le varie interpretazioni, e questo problema si sta ponendo proprio in questo ultimo periodo, quando si è iniziato a parlare di open data, di trasparenza, a capire se effettivamente questo articolo, quando parla di atto ufficiale, si riferisce anche a questo tipo di documento ufficiale prodotto dalle pubbliche amministrazioni. Come considerare poi il concetto di testo? Perché in un mondo come quello di oggi, dove tutto è trasformabile in codice, quindi anche paradossalmente anche il software è testo, nel senso che se voi leggete la norma sulla tutela del software, vedrete che dice che appunto il software è tutelato al pari di un'opera letteraria. Perché? Perché è il codice sorgente del software che viene tutelato dal diritto d'autore. Lo so che qua stiamo tirando proprio al massimo l'elasticità del concetto, però pensate cosa quando parliamo di un database, ad esempio. Un database per un informatico dice, vabbè, un database è un dataset per me espresso in CSV, ovvero una serie di informazioni, di dati separati da una virgola, può essere in un certo senso anche un testo. Un sito web è un testo?
perché è un sito web, come sapete, basta cliccare sul browser e dire mostrami il codice e vedrete che compare un HTML, che per un informatico esperto della materia è un testo che ha un suo significato, una sua sintassi. E quindi lo sto buttando lì, sono riflessioni un po' da filosofo del diritto, vi prego di perdonarmi se sto viaggiando forse su un livello un po' poco pratico, no? Però è per farvi capire come non è così chiaro, se vogliamo proprio star lì a discutere questo concetto di testi ufficiali, scusate, testi degli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni. Passiamo all'altro concetto che potrebbe essere interessante anche lui creare delle riflessioni, perché questa norma, pensate, ricordiamoci che è del 1941, dice, cioè si riferisce alle pubbliche amministrazioni sia italiane che straniere. Vuol dire che se l'utilizzo di un testo di un atto ufficiale che proviene dalla pubblica amministrazione svedese, ad esempio, non tiene conto del diritto d'autore svedese e deve tenere conto di questo principio. Quindi se è utilizzata qua da noi, che ne so, la delibera di una municipalità svedese, da noi, se anche da loro invece è tutelata da un certo tipo di diritto, da noi deve rientrare nel campo d'azione dell'articolo 5, il che significa che non vale la licenza che il governo svedese ha applicato, almeno si crea questo problema, nel senso che se il governo svedese ha deciso di applicare, o la municipalità di una città, la giunta di una città svedese ha deciso di applicare una certa licenza, lo ha fatto perché ha applicato le norme del loro diritto d'autore, ma in realtà quando viene utilizzata nel nostro ordinamento esce dal campo d'azione delle loro norme, perché prevale questo articolo 5. So, anche qui stiamo ragionando su dei livelli abbastanza molto molto teorici, però per farvi riflettere come una norma di due righe come questa, di tre righe come questa, può già creare una serie di interrogativi e di questioni su cui riflettere. Quindi, adesso che vi ho fatto questo esempio, andiamo a vedere un attimo com'è la situazione del diritto d'autore pubblico, diciamo, degli enti pubblici in altri paesi. Ve ne ho presi tre giusto per avere un esempio. Cioè, ad esempio, il caso francese, che è probabilmente la nazione che ha un sistema di diritto d'autore più simile al nostro, anche banalmente perché il nostro è derivato da loro, storicamente. Quindi il codice di proprietà intellettuale francese contiene alcune norme che si occupano di questo aspetto, questi articoli che, cioè, vi ho messi giusto come riferimento se qualcuno volesse proprio andare ad approfondire. Quest'ultima norma precisa che l'ultima, la L131-31, precisa che se i diritti di proprietà intellettuale nascono in capo ad un funzionario pubblico e funzionari pubblici, tali diritti sono trasferiti automaticamente all'ente datore di lavoro, per ciò che è strettamente necessario per lo svolgimento delle missioni di servizio pubblico. Quindi vuol dire che c'è una presunzione di un trasferimento del diritto d'autore all'ente e non al funzionario come persona fisica, cosa che effettivamente ha un senso anche nell'ambito, poi avviene una cosa simile anche ad esempio nell'ambito privato relativamente al software e alle banche dati in generale, per cui c'è una presunzione di trasferimento del diritto d'autore al datore di lavoro e non al creatore persona fisica, all'autore persona fisica. C'è il link comunque nelle slide, potrete scaricare maggiore informazione, andare a verificare maggiore informazione. Nel Regno Unito mi piace perché poi si usa questa dizione di crown copyright, cioè letteralmente il diritto d'autore della corona. Perché? Perché si applica a tutte le opere che sono, come leggete qua, made by Her Majesty and by an officer or servant of the crown, cioè tutte le opere create dalla regina o dal re, a seconda del periodo storico, oppure da un ufficiale, da un ufficiale o un funzionario della corona nel compimento delle sue mansioni ufficiali, diciamo, in the course of his duties. Nel 1911 fu esteso questo principio anche alle opere in senso più ampio realizzate o pubblicate da oppure sotto la direzione e controllo di Sua Maestà la Regina oppure di un dipartimento del governo. Ok, quindi tutte le opere che vengono create sotto la direzione, sotto il controllo della regina stessa oppure di un organo del governo hanno questo crown copyright. E poi il governo del Regno Unito applica una licenza che poi vedremo nel prossimo seminario, che è una licenza molto, molto libera, molto open, che è simile ad una Creative Commons by, dopo ve lo farò vedere. Però appunto c'è un diritto d'autore che diciamo simbolicamente è in capo a sua maestà la regina.
e viene chiamato appunto Crown Copyright e si applica non solo al Regno Unito, in realtà c'è un, è un retaggio del periodo coloniale britannico, per cui sì, è un principio che è stato poi esportato in tutti i paesi del Commonwealth, quindi fino al Canada e all'Australia. Okay. Oh, quello che ci interessa di più in realtà, che si usa spesso come paragone, è la situazione degli Stati Uniti. Io l'ho chiamato Federal Public Domain, cioè pubblico dominio federale. Perché? Perché negli USA c'è questo principio molto molto semplice, per cui tutto ciò che è prodotto dal governo federale sostanzialmente viene rilasciato in pubblico dominio by law, cioè per legge è di pubblico dominio. Non bisogna aspettare scadenze di diritti, cioè vi ricordo l'altra volta, forse l'avevamo detto brevemente, cioè quando un'opera diventa di pubblico dominio, quando sono scaduti tutti i diritti possibili e immaginabili che ci possono essere su di essa, no? Quindi nel caso di un'opera letteraria, un'opera creativa sotto diritto d'autore, bisogna aspettare la morte dell'autore e poi aspettare 70 anni solari interi affinché l'opera cada in pubblico dominio, quindi è un'eternità veramente tanto, e tra l'altro questo termine si sta sempre di più allungando, cioè ci sono sempre varie proposte per allungare il copyright, e non solo, perché poi sul diritto d'autore ci sono anche, scusate, sulle opere spesso ci sono anche diritti connessi, quindi pensate a un disco, a un'opera musicale, non c'è solo il diritto di colui che ha scritto il brano musicale, ma ci sono anche i diritti di coloro che hanno suonato e di coloro che hanno prodotto, quindi il cosiddetto produttore fonografico, discografico, e anche questi sono diritti che hanno una scadenza molto lunga e che tendenzialmente vedo si stanno sempre più allungando. Quindi, quando scadono tutti questi diritti, l'opera diventa di pubblico dominio, diventa patrimonio dell'umanità, ok? Diventa utilizzabile da chiunque senza dover chiedere nulla a nessuno, okay? Come il nostro patrimonio, non so, Manzoni, Petrarca, Dante, lì non dovete chiedere a nessuno se volete ripubblicare una versione della Divina Commedia. Ovviamente non potete prendere la Divina Commedia pubblicata da Mondadori e rifotocopiarla, perché lì ci sono le note, ci sono i commenti, c'è l'impaginazione di qualcuno che l'ha fatto probabilmente qualche anno fa. Ok, vabbè, chiuda questa parentesi sul concetto di pubblico dominio che davo abbastanza per scontato, però negli USA, negli Stati Uniti, c'è questo principio che è United States Government Work, cioè un'opera del governo americano, c'è questa definizione, United States Government Work, è un'opera che è preparata da un ufficiale, da un funzionario o un dipendente degli Stati Uniti come parte della sua, delle sue mansioni ufficiali sostanzialmente. Quindi ogni tanto trovate questa nota, la trovate ad esempio su Wikipedia o su Wikimedia Commons, dove ci sono dei casi in cui ci sono foto, ad esempio ne ho trovata una di un discorso di Obama che è stata scattata da un fotografo ufficiale del congresso americano, e quella è Federal Public Domain. Perché è federal, però, sottolineiamo? Perché è un principio che vale solo per gli organismi che fanno capo al governo federale, non vale per tutti gli enti pubblici degli Stati Uniti, quindi non credete in questo equivoco. Le varie città e stati hanno invece un regime diverso e va visto di volta in volta. Sono più di 50 stati, bisogna andare a verificare com'è la situazione nei vari stati. Il principio invece per quanto riguarda quelli federali è questo. Quindi non sono soggetti al copyright, is not subject to copyright, and there are no copyright restrictions on reproduction, derivative works, distribution, performance o display of the work, quindi tutto quello che sostanzialmente normalmente copre il diritto d'autore, cioè la riproduzione, la derivazione, cioè fare modifiche, creare opere derivate, la distribuzione, l'esecuzione in pubblico e la comunicazione al pubblico, diciamo, display of the work. E qua trovate il link dove potete approfondire il principio. Però in Italia si è cominciato a discutere, no, su come fare una cosa simile. Ovviamente, sarebbe, visto che si parla tanto di open data, è arrivato nella fine degli anni 2000, è esploso un po' il tema open data e soprattutto trasparenza, e qualcuno ha fatto notare, soprattutto la comunità scientifica, nelle varie community di utenti, che certo una situazione come quella americana sarebbe stata la soluzione ottimale, no? Cioè, scrivere in un atto, in una norma di legge, che tutto ciò che è prodotto dal governo italiano è sotto, entra automaticamente in pubblico dominio, cosa che era abbastanza radicale, abbastanza utopistica, no? Pensate solamente a tutto ciò che è prodotto dalla RAI, che viene poi venduto anche a emittenti estere, quindi c'è business su produzioni tutelate dal diritto d'autore che sono finanziate a soldi pubblici, quindi è un tema molto molto delicato. Pensate anche a tutte le cose relative ai nostri beni culturali, al nostro patrimonio, quindi è un tema molto delicato, però
rimanendo su un tema più, un livello più basso, cioè quello dei dati e dei documenti prodotti da pubblica amministrazione, si potrebbe effettivamente fare qualcosa con un semplice intervento legislativo. E, intervento legislativo che adesso vi spiegherò non è stato poi così semplice, è molto molto macchinoso, ve lo spiego, e si chiama appunto, è andato sotto il nome un po' cool di open by default, cioè aperto per così, by default, non riesco a tradurlo, cioè nel senso, by default è un termine tipicamente, sì, è un termine tipicamente informatico che si dice quando non c'è, sostanzialmente quando non è indicato nulla, allora è open. Però di fatto sì, di default, in realtà in termini informatici default è proprio quando, quando il sistema non trova nulla, allora per errore va in default. Ok, poi nel termine linguaggio. Nel linguaggio poi è diventato, come dire, ok, in automatico potremmo dire, open in automatico, ok, aperto in automatico, però in questo automatico adesso vi faccio vedere che non è stato molto automatico veramente, perché dobbiamo leggere un bel po' di righe di norme per capire com'è sto default. Quello che fanno gli Stati Uniti è un open by law, cioè, l'ho detto prima, no? Public domain by law, quello sarebbe stato l'ottimale, no, ok. La legge dice che è così, punto, non c'è bisogno di andare a interpretare norme particolari e a vedere le singole situazioni. Questa cosa, appunto, come dicevo, è stata percepita come estrema e troppo radicale, allora si è trovata una formula giocata su questo by default che adesso vi spiego. Se ci sono domande forse... Ok, perfetto, allora andiamo via lisci. Allora, come vi ho già detto, questo nuovo principio è stato introdotto sull'onda dell'entusiasmo del tema open data e trasparenza. Domande anche dalle sedi territoriali? No? Ok, andiamo via. Ora vedete tutti quanti bene, sì? Sì, grazie. Sì. Grazie, abbiamo risolto quindi il problema tecnico e non ci sono domande, andiamo avanti, perfetto. Allora, questo nuovo principio è stato introdotto sull'onda dell'entusiasmo del tema open data e trasparenza dalla fine degli anni 2000 in questi ultimi anni. Ovviamente è strettamente legato, cioè perché prima non se ne è mai parlato, perché siamo arrivati ad un livello, un periodo in cui Internet è effettivamente entrato nel tessuto sociale, è diventato un fenomeno di massa e si è cominciato a capire come l'accesso alla documentazione e ai dati prodotti a pubblica amministrazione effettivamente diventa un'esigenza che il cittadino sente, non solo il cittadino, anche le altre pubbliche amministrazioni, anche le imprese che possono fare business o comunque conoscere alcune informazioni importanti per la loro attività da parte prodotte e mantenute dalla pubblica amministrazione. Quindi si esce da una cultura tipicamente burocratese italiana, dove il burocrate ha il controllo dell'informazione pubblica e la apre solo su richiesta in carta bollata. Okay. Siamo finalmente arrivati ad avere uno strumento che permette di comunicare queste informazioni in modo semplice, veloce, istantaneo, che è Internet, e quindi si è cominciato a aprire il dibattito su come farlo. È arrivato quando? Nel 2012. Con il famoso decreto crescita 2.0, che poi è stato convertito in legge nel dicembre del 2012, verso la fine, con un thriller, perché è stato, sapete che un decreto se non viene convertito entro 60 giorni decade, e mi ricordo che mancavano pochi giorni, e non solo, cominciavano i rumors sulla caduta del governo, perché alla fine del 2012 è caduto il governo del governo Monti, e quindi c'era sto thriller per cui, oddio, adesso se cade il governo lasciano correre tutto, passa il termine e il decreto non viene convertito in legge, quindi decade. Visto che l'avevamo salutato come una grande innovazione, era un po' un peccato. Invece alla fine ce l'hanno fatta, l'hanno convertito senza particolari modifiche, quindi ce l'abbiamo. È stato introdotto questo principio per fare cose. Questo è importante, avrei dovuto evidenziarlo forse un po' di più. Cioè per sfruttare in positivo le NET della PA. Questo è il concetto di default, cioè by default. Introduciamo un principio che serve per sfruttare positivamente tutti i casi in cui la PA, le pubbliche amministrazioni, non si vogliono dar da fare nel licenziamento, nel rilascio pubblico dei dati, visto che il tema del licensing, che vi spiegherò meglio la prossima volta, è un tema ostico, le pubbliche amministrazioni più piccole e meno, diciamo, sul pezzo, su questi temi, fanno un po' di resistenza, perché ovvio, no? Voi mi direte, ma caspita, c'era bisogno, bastava che le pubbliche amministrazioni applicassero delle licenze, che esistono ormai dal 2002, tipo le Creative Commons, e il problema si risolve. Sì, ma visto che molte non lo facevano, e non lo fanno tuttora, allora bisogna trovare un escamotage per sfruttare positivamente questa loro inerzia e questa loro resistenza. E questo è stato l'escamotage dell'open by default. E come l'hanno fatto? E qui iniziano i problemi. L'hanno fatto agendo su due articoli del codice dell'amministrazione digitale, articolo 52 e 68,
però senza toccare la legge sul diritto d'autore. Quindi le nostre due belle norme, articolo 5 e articolo 11, sono rimaste tali. Cosa che dal punto di vista della tecnica legislativa fa passare un brivido sulla schiena a qualsiasi giurista, perché mettere delle norme relative a, squisitamente relative alla materia del diritto d'autore in un testo giuridico, in un testo legislativo che si chiama Codice dell'Amministrazione Digitale, che è evocato a fare tutt'altro, che è stato fatto per fare altro, poi l'hanno anche lì, hanno stirato la sua elasticità per cercare di coprire situazioni varie, no? Tra cui appunto anche questa della disponibilità di dati pubblici, va bene, però ecco, si crea, come ha giustamente detto qualcuno qui in sala, un problema di contraddizione tra norme, o comunque di non chiarezza del sistema normativo. Perché? Perché io che sono un cittadino e sto cercando una norma sul diritto d'autore, dove la vado a cercare? La vado a cercare nella legge sul diritto d'autore, essendocene una, la vado a cercare lì. Eh no, devo ricordarmi che c'è anche qualche brandello qua e là, sparso nel codice di amministrazione digitale, ad esempio anche nel codice nel codice sui beni culturali, ad esempio, per quanto riguarda, sì, per quanto riguarda i musei, lo so, è così. Perché? Ma questa cosa qui ha una ragione politica, ahimè, e ve lo dico, non ditelo a nessuno, tanto rimanga tra di noi. Però quando, allora, le persone che si sono messe a lavorare su questa cosa, le conosciamo bene, sono persone che si occupano di questi temi da molti più anni di quanto me ne occupi io, quindi gente ipercompetente, erano stati coinvolti dall'epoca ministro che si è occupato di questo tema. Qual è il problema? Che il ministro che si è occupato di questo tema era il ministro della funzione pubblica e si occupava di una cosa. La riforma della legge sul diritto d'autore è sempre stata competenza del ministero, del MIBAC, il Ministero delle Attività Culturali e dei Beni Culturali. Problema di, diciamo, il controllo del proprio territorio, no? Cioè, quindi è sempre stata così, c'è sempre stata una sorta di tabù nella modifica della legge sul diritto d'autore, tant'è che negli ultimi 15 anni le grosse riforme della legge sul diritto d'autore sono sempre quasi state tutte il copia e incolla, l'adempimento di obblighi comunitari, cioè copia e incolla di direttive comunitarie che non si poteva fare diversamente sostanzialmente. Cioè, il legislatore italiano si è messo a modificare la legge sul diritto d'autore solo perché l'Unione Europea aveva deciso con direttiva che bisognava intervenire, ad esempio la parte sulle banche dati, che avevo mostrato la volta scorsa, la parte sul software, alcuni principi sul DRM, cioè tutte queste ultime gli ultimi interventi sono stati tutti dettati da direttive europee. Quando si tratta il legislatore, quando si è chiamato in causa invece il legislatore nazionale per modificare la legge, c'è sempre stato un muro di gomma. Ad esempio, recentemente se ne è discusso molto sulla modifica di alcuni principi sulla SIAE, sul monopolio SIAE, e non ci sentono, pur essendosi messo di mezzo anche qualche parlamentare, qualche forza politica anche trasversale. Quindi è una cosa che non è tanto di carattere politico, ma di buon senso, eppure c'è una sorta di resistenza alla modifica della legge sul diritto d'autore. Questo è un dato di fatto. Allora, cosa è successo? Le persone che stavano lavorando su questo tema hanno detto: ok, cerchiamo di salvare il salvabile e di utilizzare altri strumenti per poter introdurre un principio che è fondamentale. Quindi l'altra soluzione era quella di passare attraverso il codice dell'amministrazione digitale, facendo un giro che è quello che adesso vi mostrerò. Questo è quello che abbiamo, ovviamente, lo dico subito come promessa, io vi farò vedere un po' di critiche, sono critico, no, sulla tecnica legislativa come giurista, però meglio che ci sia piuttosto che non ci sia, nel senso, diamo comunque pollice su, perché rispetto a come era la situazione prima, arriva una domanda. No, soltanto ci hanno dato una definizione di default, okay, che ho messo a disposizione di tutti. Grazie, sì, scusate. Il termine default significa difetto, certo, sì, quello lo sapevo, però come viene utilizzato by default, quindi per mancanza di indicazioni di protezione, per difetto si può ritenere un documento aperto. No, io sono dell'idea che è semplicemente l'utilizzo di un termine ormai entrato nel linguaggio informatico con l'ampliamento del suo campo semantico, no? Quindi by default è diventato, come dire, in automatico. Sì, si poteva usare un altro modo, adesso questo è usare termini anglosassoni fa comodo e efficace, va bene, ok, ed si è chiamato così, però in realtà nella legge non si parla di by default. Adesso leggeremo le norme, è il nome che poi i giornalisti, i commentatori, i teorici gli hanno dato e che tutti ormai riconoscono.
Va bene, andiamo a vedere allora come funziona questo Open by Default e ci divertiremo un po'. Articolo 52,1 del famoso CAD, ovvero decreto legislativo 82 del 2005. Una delle norme fondamentali per tutti voi che vi muovete nell'ambito della pubblica amministrazione e che lavorate a pubblica amministrazione. Ok, cioè è stato totalmente riscritto questo articolo con quell'intervento legislativo che vi ho detto e anche ha cambiato la sua rubrica, cioè il suo titolo. Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Vuol dire che appunto è l'articolo che ci spiega, che ci dà i principi relativi a come devono essere utilizzati i dati delle pubbliche amministrazioni e come devono essere rese disponibili con accesso telematico, cioè accessibili attraverso la rete. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, ecco il by default, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68,3 del presente codice. Ok? Anche documenti. Adesso arriviamo, dati e documenti, giustamente è arrivata subito una segnalazione, ma ce n'è un'altra, cioè adesso passiamo alla slide successiva, ho messo subito in evidenza, in rosso, le cose su cui dobbiamo un attimo riflettere, cioè i dati e i documenti innanzitutto, e quindi ci torna da giuristi, da filosofi del diritto, ma cos'è veramente un documento? Perché la brochure dell'ufficio turismo della provincia, in cui si promuovono gli eventi della stagione, è un documento? O è un'opera dell'ingegno, perché comunque ci sono dentro testi letterari di un certo tipo, citazioni, fotografie, ok? Vabbè, lasciamo stare, quindi siamo passati da testi degli atti ufficiali ad aggiungere ulteriore carne al fuoco su cui riflettere, cioè dati e documenti, ma non solo, che le amministrazioni pubblicano, cioè vuol dire che questo principio scatta solo e unicamente quando l'amministrazione pubblica, se non pubblica non scatta il principio dell'open by default. E allora effettivamente dopo vedremo, c'è stata una norma che ha detto in alcuni casi siete obbligati a pubblicare, perché tutti si erano trincerati dietro questa cosa, no? Ma tanto c'è scritto pubblicano, io non pubblico e ho risolto il problema. Ok, vabbè, questo è l'atteggiamento tipico, no? Italiano, dice chi mi obbliga? Cioè, sempre io l'ultima che si è sentita, girata da uno che lavora per Agit, non faccio nome, diceva, mi sono scontrato con uno che diciamo uno della pubblica amministrazione, non diciamo nomi e cognomi, di quale pubblica amministrazione, che mi ha detto quale norma mi obbliga ad avere le competenze per mettere fuori dei dati. Cioè, addirittura quale norma mi obbliga ad avere le competenze, non a metterle. Quindi ha aggiunto uno step ulteriore. Quindi, vabbè, queste sono tipici atteggiamenti di resistenza, no? Per cui si cerca di usare la norma sempre come appiglio per cercare di non fare cose. Vabbè, però chiudiamo questa parentesi, diciamo, critica. Cerchiamo di rimanere sul tema, che è questo qua. Quindi attenzione a questo pubblicano, perché non vuol dire che sono obbligati a pubblicare, ma che questo open by default scatta quando loro pubblicano. Ok? Quindi è già un tema centrale. E poi si intendono, scusate, non l'ho evidenziato, però ve l'avevo già detto prima, cioè il nodo centrale dell'open by default è questo, cioè senza l'espressa adozione di una licenza, vuol dire che se non c'è una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Ai sensi dell'articolo 68,3, cosa vuol dire? Che mi aggiunge uno step in più a livello interpretativo, perché io devo andare a leggere un'altra norma per capire effettivamente che cosa si intende per dati di tipo aperto. Quindi già il primo dubbio a me, a giurista, dice, ma non si poteva dire già qua, aggiungere una riga e dire si tengono rilasciati ai sensi del o si tengono rilasciati privi di un diritto, no, troppo bello come ho fatto prima, Totò che dice, certo, qua nessun effesso. Articolo 68,3, bisogna leggerlo perché non c'è altro modo, no? Quindi articolo 68, parentesi, è l'articolo che si occupa della scelta di software da parte delle pubbliche amministrazioni ed è quello che dà la priorità al software open source, al software libero, rispetto alle soluzioni proprietarie. Quindi è l'articolo centrale di tutto il mondo open per quanto riguarda la pubblica amministrazione italiana. E quindi hanno infilato lì la definizione di dato aperto. E quindi il risultato è che l'articolo è diventato una roba di una pagina e mezza, adesso articolo 68. Anche lì, ripeto, meglio che ci sia piuttosto che non ci sia, però appunto si poteva fare magari in modo più leggero e più chiaro. Leggiamo questo comma 3, lettera B, perché questa è solo la lettera B del comma 3. Per dati di tipo aperto si intendono i dati che presentano le seguenti caratteristiche.
sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permette l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato. Questo è il punto 1. Punto 2. Sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, ai sensi della lettera A dello stesso articolo, certo, così dopo ve lo risparmio, però vi invito, se uno non sa che cos'è il formato, cos'è un formato aperto, di andare a leggersi la lettera A, e sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono previsti i relativi metadati. Questo è interessante, cioè devono essere adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono previsti i relativi metadati, perché qualcuno aveva usato anche questo come mezzo per fare resistenza. Ti do un PDF scannerizzato, sai, ho un tratto di archivio, e no, questa cosa qui non vale più, questa scusa qua. E non solo, mi devi dare anche i metadati che permettono di fare elaborazioni, quindi trasformare il dato in informazione, il ragionamento che abbiamo fatto l'altra volta, e comunque di avere un'interconnessione tra questi dati, cosiddetti linked data, no? Ok, quindi questa cosa è importante, quindi l'hanno aggiunta, proprio per rispondere a quelle resistenze che erano già emerse prima, diciamo, sì, io te li do, non è che non te li do, ti riscannerizzo e ti do un file TIFF che pesa 300 mega per 5 pagine. Di scandalizzo la risoluzione 1200, ok, no, perché quello è può succedere, okay. sono resi, finisco e poi arrivo con un commento. Allora, il punto 3: sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Poi vedete, è molto ridondante anche, no? Nel senso che ripete parole che si sono già viste qua, semplicemente per dire che devono essere gratuiti o al massimo, questo è importante, resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Questa è stata un po' in risposta ad alcune richieste, diciamo anche legittime, di alcune pubbliche amministrazioni molto piccole che sostenevano che appunto la digitalizzazione, la messa a disposizione per loro era un costo veramente pesante, e quindi in alcuni casi loro dicevano chiediamo quantomeno di essere rimborsate, diciamo, di quei costi che sono però marginali e sostenuti per la riproduzione, che però vengono pagati una volta, basta, non è che fai pagare un abbonamento, perché qualcuno aveva anche sollevato questa cosa, no? Ci sono pubbliche amministrazioni che hanno creato dei database che sono accessibili dietro una sorta di abbonamento, catasto, infocamere, cose su cui c'è un bel giro di soldi. Quindi bisogna valutare in questi casi se l'attività che fanno certe pubbliche amministrazioni sono conformi a questa norma. Vabbè, c'era un commento forse. C'era un commento sul più che chi mi obbliga, il dramma è cosa rischio se non lo faccio. Allora, arriviamo, ok. Non ci sono sanzioni? Ci sono sanzioni, arriviamo, perché questo era proprio il tema. L'intervento del crescita 2.0, cioè del decreto crescita 2.0 poi trasformato in legge, che ha agito su questi due articoli, non si è preoccupato delle sanzioni a carico, perché l'Italia è quel paese in cui si stabilisce un obbligo, non è mai un obbligo se non c'è una sanzione che dice cosa ti succede se non ottemperi quell'obbligo, no? Okay. È vero, è così, e quindi ad un obbligo deve corrispondere una sanzione per il mancato temperamento e rispetto dell'obbligo, va bene. Il crescita 2.0 non si era occupato delle sanzioni, si è occupato solo di fissare il principio. Ragazzi, una cosa alla volta, non è che possiamo fare tutto insieme. Allora, diciamo che abbiamo un attimo chiarito cos'è questo open by default, come funziona, però adesso ci sono un po' di ragionamenti a fare anche sul passo successivo, che è stato quello del cosiddetto decreto trasparenza, ovvero pochi mesi dopo il successivo governo ha approvato il decreto trasparenza, in cui viene ribadito e ulteriormente anche chiarito, vedremo a seconda di come la si voglia vedere, il principio open by default. Che cos'è il decreto trasparenza? Una legge che mi auguro che chiunque ci ascolti lo conosca, perché è un'altra norma centrale della vostra attività. Però diciamolo, è una legge che non solo indica i modi di rilascio dei dati a parte delle PA, cioè è andata un pochettino più nel dettaglio, ma individua appunto quali sono le tipologie di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, il discorso che dicevamo prima, ma cos'è che sono obbligato a mettere fuori e non a non mettere fuori? Allora, il decreto trasparenza, che è un decretone molto molto lungo, molto articolato, ci sono tutta una serie di articoli che spiegano quali sono i tipi di dati che dovete mettere fuori,
obbligatoriamente, in quali termini, in quali limiti. E poi stabilisce, finalmente, stabilisce specifiche sanzioni per i dirigenti che non ottemperano. Ok, per i dirigenti della pubblica privata, della pubblica amministrazione, che non ottemperano a questa pubblicazione obbligatoria, visto che è obbligatoria, lo devi fare. E se lo devi fare, lo devi fare nei termini dell'articolo 52-68 del CAD. Quindi abbiamo aggiunto un altro collegamento. Non so, ragazzi, è così. L'articolo cosa dice? L'articolo 2, scusate, il decreto cosa dice? Adesso vi ho segnato due norme, che sono quelle che ci interessano di più. Articolo 2, comma 2 del decreto trasparenza dice che, perché anche lì non si capiva bene che cosa si intendesse per pubblicazione, allora ha detto, diciamo, non bastava lo Zingarelli per il concetto di pubblicazione, ha dovuto definire cosa di pubblicazione. Sì, è vero, meglio, perché ai sensi di questo, dove c'erano i tre puntini, c'era scritto ai sensi di questo decreto, per pubblicazione si intende che cosa? La pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei documenti, delle informazioni e dei dati. Attenzione, avevo già aggiunto un terzo personaggio, cioè documenti, informazioni e dei dati. Probabilmente qualcuno si è accorto che era meglio aggiungere e precisare che ci vogliono anche le informazioni. I dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione, perché anche questo era un tema che si era posto. Sì, ma io te li metto fuori, però ti devi registrare così so chi sei. Ma perché? E allora, non solo, alcune pubbliche amministrazioni mettono un CAPTCHA, quello che devi mettere il numerino o una parola che compare, quello che serve per far capire che tu sei un essere umano e non sei un computer. Anche lì è un altro tema, esatto, perché? Perché i furbacchioni con software specifici, si chiamano scraper o crawler, vanno, aggrediscono questi siti per tirare giù tutte le informazioni in automatico e creano un danno al sito, perché se il server non è particolarmente potente ha una serie di richieste troppo intensive e si bloccano, e quindi gli utenti umani non riescono ad accedere. Ok, temi che si pongono e che ci si è resi conto essere reali quando si è iniziato a fare queste cose. E quindi questa cosa, ad esempio, del CAPTCHA non è espressamente detta in questa norma, perché dice genericamente senza autenticazione ed identificazione. Però hanno dovuto dirlo. Però questo articolo, attenzione, è molto molto pesante, cioè perché ci dice che da un lato c'è un obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni e dall'altro si corrisponde questo obbligo ad un diritto. Quindi quando noi chiamiamo una cosa diritto vuol dire che poi uno lo può azionare di fronte a un giudice, quindi è una cosa che ha un peso. Un diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione o identificazione, una cosa molto molto importante. Articolo 7 del decreto trasparenza sancisce un'altra cosa, che è quella che vi dicevo prima, cioè il ribadire e chiarire ulteriormente il principio open by default, ovvero i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD, quindi in riferimento a quella norma di prima, e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettare l'integrità. Questo perché? Perché in quei mesi in cui c'è stato l'introduzione dell'open by default e l'uscita del decreto trasparente, che erano 5-6 mesi sostanzialmente, alcune pubbliche amministrazioni avevano sollevato la questione che bastava chi non voleva mettere a disposizione veramente i dati poteva farlo semplicemente utilizzando delle licenze molto molto restrittive che rilasciavano i dati ma con una serie di restrizioni per cui poi il dato non poteva essere liberamente riutilizzabile. Allora veniva vanificato tutto il nostro bel discorso sul riuso dei dati, sulla trasparenza. Allora il decreto trasparenza l'ha detto chiaramente, al massimo potete apporre licenze che abbiano questa restrizione, cioè del citare la fonte e del rispettare l'integrità. Nel linguaggio Creative Commons, che vi spiegherò nel prossimo appuntamento, sarebbe la licenza by, la attribution, per quanto riguarda il citare la fonte, e la clausola invece non derivative works, cioè non opere derivate, per quanto riguarda rispettare l'integrità. Quindi al massimo possiamo fare questo, cioè quando siamo nel campo d'azione del decreto trasparenza, cioè pubblicazione obbligatoria secondo l'elenco che il decreto poi fornisce dopo gli articoli introduttivi, non si possono aggiungere restrizioni oltre a queste due qua. Okay? Quindi devono essere veramente open. Ad esempio lo sfruttamento, alcune pubbliche amministrazioni erano preoccupate del sfruttamento commerciale, del non commercial, cioè noi ti mettiamo a disposizione ma non per scopo commerciale. No. Perché? Perché anche aziende devono avere la possibilità di riutilizzare questi dati e farne business, perché la pubblica amministrazione, in ottica di trasparenza, non entrano in competizione, in concorrenza sul mercato con le aziende che fanno business su questi temi, perché è veramente una cosa che sento dire spesso e che mi,
mi lascia molto molto perplesso, del pubblico amministrazione, che sono preoccupate del fatto che qualcuno faccia del business sui loro dati, ma tanto voi dovete comunque metterli fuori, cioè è un obbligo che avete istituzionalmente, cioè una delle vostre mission, e quindi non capisco questa preoccupazione del qualcuno poi ci fa dei soldi, meglio no? Dimmi, scusa. Ci chiedono, okay, i controlli per verificare se le PA hanno attemperato sono effettuati regolarmente, da chi e chi comina le sanzioni? Allora, il decreto trasparenza, anche in realtà già quello prima, il CESI 2.0, se non ricordo male, attribuisce all'AGID, all'Agenzia per l'Italia Digitale, il compito di vigilare su queste cose. Anche lì i meccanismi sono molto abbastanza lenti. È stata pubblicata proprio la scorsa settimana, AGID ultimamente ha diciamo, incaricato un nuovo consulente che sta dando un po' la mossa alla macchina, per fortuna, e è stato pubblicato ad esempio settimana, se ricordo bene, il 4 o il 5 di novembre, quindi pochi giorni fa, un elenco delle pubbliche amministrazioni che non stanno temperando alle comunicazioni richieste dalla normativa, cioè l'AGID vuole sapere le pubbliche amministrazioni quali dati hanno, perché è già un passo sapere le varie pubbliche amministrazioni che tipo di database hanno in corpo. Può essere utile per sapere se hanno messo fuori tutto o hanno messo fuori solo quello che volevano mettere fuori. E quindi c'era un obbligo di comunicare all'AGID tutti i dati in possesso delle varie pubbliche amministrazioni. E c'è stato pubblicato un lungo elenco di PA che non hanno rispettato questa scadenza. Cioè, entro un tot giorno, nei mesi scorsi, dovevano presentare questo elenco. Quindi questo è un esempio. Quindi AGID dovrebbe avere poi la possibilità di segnalare le pubbliche amministrazioni non rispettose della normativa, e quindi fa scattare il meccanismo di sanzioni. Non l'ho messo qua, però nel decreto trasparenza, articolo 43, se ricordo bene, c'è tutto il meccanismo di responsabilità dirigenziale che scatta a carico del dirigente che non rispetta questa normativa. Prego. Non so dire poi di preciso, so che scatta un procedimento di responsabilità amministrativa, e poi penso che sia un procedimento ordinario, nel senso che è lo stesso tipo di responsabilità che scatterebbe per altri tipi di violazione da parte del dirigente. Però fino a quel momento c'era proprio questa opposizione del tanto che cosa mi fate, ok? No, mi fate che effettivamente è uno dei temi che vengono utilizzati per valutare il buon funzionamento di una pubblica amministrazione, quindi a parte anche la sanzione di carattere politico, no? Cioè il fatto che se una pubblica amministrazione viene subito sui giornali, viene segnalato che non ha ottemperato queste cose, c'è anche un discorso poi di ripercussioni politiche e mediatiche. E poi c'è un discorso di responsabilità dirigenziale secondo l'articolo, se ricordo bene, credo di sì, articolo 43, comunque basta che scorrete il decreto trasparente, ci ha ben spiegato come scatta questo procedimento. Scusa, su questa cosa qui c'è anche un sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ottimo. Che si chiama Bussola della Trasparenza. Ok. Questo ha proprio il ruolo di verificare che cosa i siti istituzionali rendono disponibili. Ok, grazie, non lo conoscevo, ammetto, ed è www.magellanopa.it/bussola. Ora lo metto a disposizione, sì, di tutti in chat. Utile, bravo. È un sito del governo, non c'è scritto il ministero, no, governo, la Presidenza del Consiglio, probabilmente, quando è generico così. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Pubblica Amministrazione, ah sì, è la semplificazione, genericamente detto Ministero per la Pubblica Amministrazione. Magellanopa.it/bussola. Ok, quindi è un sito dove penso che anche i cittadini possano segnalare, immagino che il sito sia stato fatto con quell'intento. Ok, però se la domanda è qual è l'ente preposto a vigilare, è l'Agenzia Italia Digitale. Okay. Poi se voi mi chiedete qual è l'organo giurisdizionale, è il TAR. Eh sì, penso di sì, perché no? Non so, non vorrei dire. Certo, no, certo, allora all'interno, allora ok, no, io intendevo se il cittadino si sente violato, in questo caso può avviare un procedimento amministrativo a carico di, ok, mi viene da pensare, adesso io ripeto, non sono un amministrativista, però chi comincia la sanzione a livello interno è, penso che c'è un sistema gerarchico per cui qualcuno dovrà pur pagare, ok, adesso però non volevo, il tema di oggi era appunto chiarire il meccanismo dal punto di vista del copyright e di questo famigerato open by default. Poi quella cosa lì, se volete, la approfondiamo, ma vi ripeto, basta leggere quelle norme, sono abbastanza chiare.
Poi penso che, avendo a che fare con gente che lavora nella pubblica amministrazione, qualcuno sappia già bene che cosa succede se non si ottempera ad un precetto chiaro dell'ordinamento in ambito di pubblica amministrazione. Sì? Arriva una domanda? Sì, sì, prego. Mi pare di ricordare che il decreto trasparenza prevede responsabilità non solo amministrative, ma anche penali per i dirigenti che non rispettano la normativa. In particolare c'è un dirigente deputato al controllo della trasparenza che deve preoccuparsi affinché tutti gli altri suoi colleghi rispondano e trasmettano sul sito dell'azienda gli atti che sono, come detto l'avvocato, obbligatori per essere divulgati favore dei cittadini. Ok, allora, ho capito che è un tema... Sì, no, perfetto. Allora, era una cosa che avevo verificato, che non l'ho messa nel slide perché non era... Cioè, il tema di questo tema necessiterebbe un seminario a sé. Se vi interessa, adesso ho aperto con l'altro mio PC la norma e vi confermo che è l'articolo 43... che si chiama, che e seguenti, che si occupano appunto della responsabilità sul tema della trasparenza. Articolo 43 individua, come ha giustamente detto la persona che è intervenuta adesso, che all'interno di ogni amministrazione deve esserci un responsabile per la trasparenza, vuol dire che è una persona che tra i suoi compiti istituzionali è quello di vigilare che effettivamente vengano rispettati questi principi di trasparenza. E lui è colui che si occupa della verifica. E poi, in relazione alla loro gravità, il responsabile, questo è il comma 5 dell'articolo 43, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione prevista dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. Ok? Vi invito, purtroppo siamo già attirati coi tempi, a dare un'occhiata a questa. Questo è il principio, è questo qua. Quindi c'è una persona responsabile a occuparsi di questa cosa e poi c'è un procedimento di segnalazione ai vertici affinché scappino le varie sanzioni. Se poi voi mi dite, perché qua in sala stanno sorridendo, come dire, effettivamente poi non succederà mai nulla a nessuno, vabbè, questo è un altro problema. È un problema di effettività delle norme, delle sanzioni, che è un problema più ampio del sistema italiano che risparmierei adesso di commentare. Scusate, chiudo perché siamo tirati coi tempi e non vorrei andare oltre, la gente deve giustamente andare avanti. Le principali critiche che si possono sollevare, ovviamente l'abbiamo già detto, sono di tecnica legislativa, cioè veramente una cosa che si poteva fare con tre righe aggiunte sotto l'articolo 5, semplicemente il non si applica il diritto d'autore ai database prodotti dalla pubblica amministrazione, non so, qualcosa del genere, si poteva fare con poche righe. In realtà è stata fatta con un giro di 4-5 norme incrociate e quindi per il giurista aggiungere parole non è altro che aggiungere possibilità di cavillo, no? Cioè più parole diamo e più diamo possibilità a chi non vuole rispettare la norma di aggrapparsi da qualche parte. Okay? Quindi vabbè, è un vecchio adagio latino che dice che lo Stato più corrotto, nel senso più malfunzionante, proprio quello che è pieno di leggi, e noi siamo purtroppo su questo tema uno dei massimi esempi, no? Cioè, più ci sono leggi e in realtà più stiamo rendendo farraginoso e poco chiaro il sistema normativo, e quindi diamo possibilità a chi non vuole rispettarle di non rispettarle. Vabbè, questo abbiamo già detto, ripeto, ci stiamo spostando sulla sociologia del diritto e su un seminario di su questi temi concreti. Allora, è davvero poco consigliabile, come ho scritto, agire sull'ambito del diritto d'autore senza toccare la legge sul diritto d'autore, quindi, ripeto, se proprio vogliamo farlo come default di lì, almeno un'aggiunta di là devono anche farla, e non l'hanno fatta. E poi questi, appunto, vabbè, l'abbiamo già detto, questi recenti interventi legislativi, che, vi ripeto, il giudizio generale è sempre positivo, però sembrano aggiungere incertezza ad una situazione che era già abbastanza confusa prima, no? Cioè, già l'interpretazione di quei due articoli, 5 e 11, erano complesse, erano poco chiare. Adesso, aggiungendo tutte queste parole incrociate tra loro, rischiamo veramente di perdere un po' il filo del discorso, però ripeto, meglio che ci siano piuttosto che non ci siano. La situazione che ne esce è questa qui, cioè quando noi giochiamo con le parole, soprattutto a giocare con le parole sono persone diverse, cioè il tizio che ha scritto la legge del 41 è diverso da quello che ha fatto il decreto, e poi si perdono i pezzi, ovvero succede questo, l'articolo 5 della legge sul diritto d'autore parla di atti ufficiali, anzi di testi degli atti ufficiali. L'articolo 11 parla però di opere
e lì è la stessa, diciamo, la stessa persona che l'ha fatto. Vabbè, ma lì va bene, ma va, perché parlo in realtà di due concetti diversi. Cioè, uno vuole dire che solo gli atti ufficiali, e quindi vabbè, l'altro parla delle opere create a pubblica amministrazione. Il problema è che poi nel CAD, articolo 52, si parla di dati e documenti con quell'incrocio, con quel richiamo incrociato al concetto di dato aperto che è nell'altro articolo 68. Poi vai a leggere l'articolo 68 e ti accorgi che lui parla solo di dati tipo aperto, ma non di documenti, non se ne occupa di documenti. E poi leggiamo il decreto trasparenza per scoprire che hanno messo tutto insieme, hanno detto documenti, informazioni e dati. Ma sì, nel dubbio mettiamo dentro tutto. Ok, va bene, però, ripeto, come diceva qualcuno nel film, le parole sono importanti, quindi stiamo attenti perché in campo giuridico rischiamo di creare delle antinomie, delle contraddizioni che poi il giudice deve in qualche modo riparare. E niente, vi segnalo come ultima cosa che tutte queste cose che vi ho detto e che sono già scritte nel libro, le trovate ancora più dettagliate nelle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, anche dette linee guida sull'open data prodotti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, cioè non sono un atto veramente normativo, sono linee guida, cioè spiegano quello che bisogna fare, sono le best practice, come è meglio operare, a chi bisogna rivolgersi, lì c'è scritto veramente tutto. Purtroppo nel mio libro non sono citate, perché il mio libro è uscito a febbraio, queste sono uscite a maggio, quindi ve le ho segnalate in queste slide perché non fate altro che cliccare, cercarle su Google, trovate, leggete, sono molto chiare, sono fatte come un vademecum per le pubbliche amministrazioni. Quindi è un documento molto chiaro e dettagliato su come le PA devono comportarsi per essere in linea con tutte le norme relative al rilascio di dati e informazioni. Quindi se avete dubbi su come operare, oltre a chiederlo a me, se volete, e a cercare sul libro, questo documento vi aiuterà a trovare la strada giusta. Io ho finito, siamo abbastanza, sì, siamo giusti, sì, in realtà. Ho visto che sono arrivati un sacco di domande. Il tema appunto delle sanzioni ha scatenato il dibattito, ci hanno segnalato che la bussola della trasparenza non consente segnalazioni da parte dei cittadini, che si limita a controllare che sia rispettato in pratica l'indice richiesto dal decreto legislativo 33 senza entrare nei contenuti. Chiede se ci viene chiesto se ci sono, oltre alle sanzioni disciplinari, quali tipi di sanzioni ci sono in pratica, riassumo un pochino le domande, quindi ci sono sanzioni di tipo economico, non di tipo penale, giusto? Signori, veramente, purtroppo è una norma, ce l'ho davanti, è una norma che è lunghissima, e se volete la leggiamo insieme, nel senso che non c'è altro modo, perché... Allora, il responsabile svolge stabilmente, il meccanismo è questo, cioè il creare all'interno della pubblica amministrazione un responsabile che si occupa di questo tema, che era un po' come colui che si occupa del rispetto del divieto del fumo, colui che si occupa del rispetto della privacy, è individuare una persona che ha come mansione quella di controllare e quindi si sa che andare a prendere e tirare per le orecchie quando c'è qualcosa che manca, ok? Quindi il principio è questo qua. Considerate che è una norma molto molto recente, è una norma del marzo 2013, considerate i tempi con cui la normativa in Italia va a regime, capisco che vi lasci un po', come dire, ma non lo sapevate, adesso sapevatelo. Cioè, lo scopo di questo seminario è proprio quello di ovviamente non possiamo chiarire tutti questi aspetti, quello di cominciare a mettere le pulci nelle orecchie, poi volendo si può fare un quarto seminario sulle sanzioni, ok, vedo che dicono di sì. Secondo me sarà un compito per la prossima volta. Però, vi ripeto, ecco, basta leggere, gli articoli sono quelli del capo sesto, 43 e seguenti, e il capo sesto si intitola Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni. E c'è il primo articolo, il 43, che si intitola Responsabile per la trasparenza, che parla del soggetto che deve essere individuato all'interno delle pubbliche amministrazioni, che si occupa di questo controllo. E poi successivamente i vari meccanismi che scattano nel caso in cui non vengono rispettate queste norme. Ad esempio l'articolo 44 si occupa di compiti degli organismi indipendenti di valutazione, vuol dire che vengono creati oltre che un responsabile degli organismi esterni che devono valutare effettivamente l'operato della pubblica amministrazione. L'articolo 45 si occupa della commissione per la valutazione dell'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Voi mi direte, ma chi l'ha mai vista? Certo, non lo so, perché magari... poi ci sono delle PA che sono più veloci ad implementare norme, delle PA che sono più indietro, quindi abbiate pazienza un attimo, io vi sto segnalando il quadro normativo perché voi abbiate tutto chiaro. E poi c'è un articolo 46 che è quello che
che penso vi interessi di più, che si chiama violazione degli obblighi di trasparenza, trattino sanzioni, ovvero, lo diciamo così abbiamo chiarito questa cosa, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale. Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione sono comunque valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del responsabile. Il responsabile non risponde degli inadempimenti degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è di peso da causa a lui non imputabile. Ok, questa è la norma che vi interessa sul tipo di sanzione, questa qui, quindi articolo 46. E poi articolo 47 prevede una serie di sanzioni per casi specifici, che ovviamente è molto lungo, non lo possiamo leggere adesso. Ci sono ancora due precisazioni che credo siano importanti, cioè qui forse c'è un'incomprensione, perché chiedono se tutto quello che è pubblicato dalle PA che non ricade nel 33 è comunque open by default. Sì, se è pubblicato senza la posizione della licenza, ricordate come funzionava. Cioè, mi sono sempre occupato di licenze, sono uno che consiglia sempre di metterla, perché la presenza di una licenza è comunque un atto di maggiore chiarezza nei confronti dell'utente. Cioè, legge la licenza e sa cosa può fare e cosa non può fare. La legge ha trovato questo escamotage. Se siete pigri su questo tema, non volete chiedere, non volete fare, non è vero che non dire nulla, cioè purtroppo c'è questa cultura per cui, ma io non, visto che il diritto d'autore non so bene come funziona, meglio che non dico nulla e metto fuori. No, perché il non dire nulla in realtà fa ricadere, secondo i meccanismi del diritto d'autore, sotto un copyright pieno. Cioè l'utente non si può sentire autorizzato se trova un'opera, se tu trovi un'opera su YouTube e dire tanto non c'è scritto nulla, allora la prendo. No, perché il diritto d'autore ha un sistema per cui si scatta in automatico una tutela che è completa dell'opera. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni la legge, il legislatore italiano, ha trovato questa soluzione. Se la pubblica amministrazione è pigra, non ci pensa, si dimentica, tutto quello che volete, nel momento in cui pubblica, se non c'è una licenza, si considera come se fosse comunque open, secondo la definizione che abbiamo visto. Quindi io comunque consiglio alle pubbliche amministrazioni di attivare una policy di licensing, cioè mettere sul sito una paginetta fatta bene sulle licenze. Se non volete farlo perché non avete le competenze, non avete cose più importanti, questo è comprensibile, ricordatevi che però la legge prevede che scatti una serie di meccanismi che sono quelli che abbiamo visto. Poi appunto sulle licenze ne parleremo bene nel dettaglio la due settimane, abbiamo già detto la data. Sì, no, adesso diamo l'annuncio. Ho ancora un'ultimissima domanda: quali percorsi bisogna utilizzare se ho l'esigenza di inserire all'interno di una newsletter gestita da un ente pubblico un testo che proviene da un altro sito web privato? Sì, forse conviene rispondere forse qua usciamo qua parliamo di dati e documenti, ricordatevi. Forse di news parliamo di un'altra cosa, di un comunicato stampa, di un'opera che allora, è molto più simile ad un articolo di giornale, quindi c'è un diritto d'autore vero e proprio che bisogna capire meglio. Considerate che comunque noi abbiamo registrato tutte le vostre domande, quindi se ce ne fosse sfuggita qualcuna eventualmente poi rispondiamo in privato via email, quindi magari questa qui ce la teniamo come nota. Io vi ricordo anche che comunque abbiamo registrato questo intervento e sarà reso disponibile, penso già domani, sul sito che vedete qui, agenda digitale regione lombardia.it. Vedete anche che lanciamo già il prossimo appuntamento, che è previsto per il 2 dicembre, sempre a mezzogiorno, sul licensing e i dati, le principali licenze open data. Quindi a questo punto io vi saluto e grazie a tutti quanti per l'attenzione. Vi ringrazio. Salve. Audio riattivato. Ok, aperto la nel filmato c'era un po' di nostre sì. Parlate, se la sentite alla fine.